Oggi andiamo agli Universal Studio di Osaka. Siamo arrivati all'Universal Studio. Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, non mi sono informata tantissimo, però è un parco divertimenti misto a set o comunque riproduzioni di film importanti, ecco. Sento già le montagne russe. Questo guarda, è là c'è l'ingresso. Hogwarts già. E là, na 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 na, Harry Potter, stiamo arrivando. Diciamo che l'ambientazione mi piace già tantissimo. Sì, anche a me. Na 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 na. Minchia, già vedo chiuso. One day pass. Abbiamo il biglietto. First visit. Si entra. Ok. Yeah. Ufficialmente dentro, si parte. Yeah. Dopo Los Angeles qua Park Avenue, andiamo a New York. Ma noi cricchi adesso dove andiamo? Andiamo dove c'è la parte di Jurassic Park. Ok, iniziamo dai dinosauri, mi sembra giusto. Sì. Andiamo in ordine cronologico. Di là invece c'era Los Angeles. Hollywood dice qua, poi c'era New York e San Francisco. Wow. Inutile dire che è bellissimo, vero? Sì. Ovviamente all'interno si trova di tutto, ristoranti, hot dog, tacos, ti fanno barba e capelli, come se diceva Chiara. Se volete spennare, qua proprio. C'è tutto. Comunque in un attimo dalla New York dei gangster andiamo nel Giurassico. Finalmente riusciamo a mostrarvi una mini cartina. Allora, noi siamo, l'ingresso è qua ovviamente. Abbiamo fatto Hollywood, qua. Poi New York, questa zona qui. Qua, sì. Poi abbiamo girato qua, San Francisco. E adesso stiamo andando qua. A Jurassic Park. Facciamo qua Amity per lo squalo e poi veniamo fin qua. Nintendo World oggi è sold out, però comunque sta di qua e qui c'è Hogwarts. Partono, partono. Cioè che poi parti già giù, te. Sì, ma guarda che infame, ti fa salire piano piano poi. Eh sì. Così poi piano dai la piano botta. Poi scendi veloce. Oh. Inizia. Oh. Allora partiamo subito con Jurassic Park. Ecco la macchina di Jurassic Park. Ci aspettano 65 minuti di attesa. Ah, andiamo sull'acqua, eh. Oh oh. Tutto sommato c'è poca gente davanti. Spengo il telefono e attacco l'action cam. Senza il microfono ancora si bagna tutto. Mi sa di sì. Non so neanche se possiamo riprendere in realtà. Ti siedi via le camere. Siamo quasi. Inizia la nostra avventura. Calma. Quando senti che viva, ma dove sta lo sto i dires? Oh. Aria proibita. Attenzione perché c'è la recensione Giulia. Là si stanno mangiando la camicia. Ma sembra veramente di essere dentro il film. Guarda le recensioni in alto. Oh. Questo è per trasportare dello giraffo. È un po' tattuto. Oh.
La prima è andata, bellissima. L'ultima discesa dopo il T-Rex paura. No, ma te lo giuro, perché spunta sto T-Rex enorme, sembra che gli vai dentro, poi all'ultimo scegli una figata e quindi ti fatto benissimo. Aiuto. Bellissimo. Indizio, qua leggo Shark Snacks. Purtroppo lo squalo è chiuso. Ieri, pensa che sfiga. No, ma dai, ma ragazzi. Guarda che storia. Qui è dove c'è l'attrazione dello squalo che è chiusa. Che c'è qua? Stone Age, direzione Hogwarts. Sì, dai lampioni mi sa che ci siamo. Siamo arrivati. Come ti sembra? Figo. Fatto bene, eh? Veramente figo. Qua c'è il treno, eccolo lì. Yuhu! Sono arrivati, ragazzi. Tu di che squadra sei? Serpe Verde? Sa di sì. Che cos'è quel... Sei cattiva. E tu cosa sei? Io sono Grifondoro. Grifondoro. Sì. Qui è un po' come essere tornati alla Contea. Però vabbè, per noi meno attaccamento, perché noi siamo più patiti del Signore degli Anelli. Sicuramente. Però devo dire che è suggestivo. Sì. Sì, molto bello, fatto benissimo. Guardate la coda per prendere la birra al burro in quella botte. Eccola lì. Madonna, è bello, eh? È fatta benissimo, bellissimo. Enorme. 65 minuti di attesa, ma non ci spaventano. Io sono carico a pallettoni. Dopo Jurassic Park. Siamo nuovamente in coda, ma è quasi finita. Si vallisci come l'olio. Chiara è un po' disperata. Non abbiamo idea di cosa sia, ma diciamo che non promette molto bene. Qua c'è il quadro che parla. Ci siamo, c'è il cappello che parla. Ti è piaciuta? Ma è stato bellissimo! A parte che quando entri nel castello è tutto... Ah, bellissimo! Tutta l'ambientazione... Arredato, diciamo! Spettacolo, i quadri che parlano, il cappello che parla... Fighissimo! Silente che parla in giapponese! Silente che parla in giapponese! Chanti, ano fu a dopo itakano! Bello, però, bello, bello. Bello, perché poi c'è sto 3D che è una figata, veramente. Sì, no, il giro è pazzesco. Il giro è pazzesco. Veramente bello. Delle sensazioni uniche da fare. Adesso non... vediamo questo. Adesso proviamo questa qua. 70 minuti di attesa, senza paura. Stiamo per salire sull'ippogrifo adesso. Sì. Quelli che sentite è appunto la giostra. Sì, perché l'altro in realtà era il pallino di quando giocano. Esatto. Siamo riusciti a riprendere una giostra. Vai su. E poi inizia il mica con l'acqua vicina, aiuto. Se non muoio oggi, ragazzi, non muoio più, eh. Sì, lì gira, vortice, va. Ma non lo so, io c'ho paura.
Minchia, poi sull'alta così mi viene male. Dai, andiamo a fare l'uomo ragno, su. Andiamo a vedere Clark Kent. Prossima tappa. Spider-Man. Questa è la carta degli anni 90. Ah, qua dove c'erano le foto? Carrozza 5, occhiali ce li abbiamo. Che qua è 4K 3D. Questa è la nostra. Spider-Man. Bello, molto carino, sì. Merita, perché mi ha catturato il 4K 3D che ti danno l'occhialino, ma bello l'effetto del calore, dell'acqua. Sì, figo, che c'erano tutti i cattivi che ci sparavano tutto addosso, però è bello perché te lo fanno sentire proprio sulla pelle, caldo, freddo. Figo, fatto bene. Bello, molto carino. Bello però a quest'ora. Sì. Si sta facendo buio, abbiamo finito. Spero vi sia piaciuta questa visita qua all'Universal Studio di Osaka. A noi è piaciuta. Fateci sapere quale giostra vi è piaciuta di più. Mi raccomando nei commenti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!